Buonasera a tutti quanti. Il motivo di questo incontro, che sarà ripetuto nel tempo perché abbiamo in programma di farlo tutti gli anni e di farlo in maniera sempre più approfondita nei temi, perché il tema di uomo e natura è un tema che personalmente sento moltissimo. E il motivo per cui ho voluto fare questo incontro, perché poi alla fine è un incontro, è proprio per, non solo come testimonianza della vicinanza dell'arte alla natura, ma come veramente bisogna fare qualcosa per sensibilizzare il più possibile. Non possiamo più attendere. Se noi attendiamo, come ho scritto nella cartolina che potete prendere e portare come ricordo, se noi attendiamo e pensiamo che qualcun altro faccia per noi quello che invece dovremmo fare già noi oggi, che anzi che avremmo dovuto già fare fino ad oggi, non lo farà nessuno per noi. Quindi il tema della natura sarà sempre più importante e sarà sempre maggiormente trattato qui in Spazio Zero, in particolar modo, che l'intenzione di dedicare addirittura un'intera stagione a questo. Bene, due parole sull'installazione. L'installazione, come vedete, si compone da tre tipi di piante. Il bambù è molto infestante per un certo aspetto, ma io lo vedo infestante in maniera positiva. Poi c'è questi alberelli fatti a spirale, con cipressi, Andrea, sono dei cipressi, la famiglia ci sono vicino, è per questo che ci sono degli esperti. E questi alberelli che vedete fatti a spirale sono messi a forma di spirale e racchiudono al cuore della spirale c'è una cupola. Questa cupola rappresenta un po' le è sul tema delle migrazioni, i popoli che si muovono, le persone che si muovono. Queste persone sono rappresentate in questa cupola né come se si incontrassero né come se si scontrassero, semplicemente si muovono. E anche quello è un tema che rientra molto perfettamente nell'ipocrisia, tema trattato in particolar modo quest'anno. Perché è un altro di quei temi, assieme alla natura, che non viene affrontato abbastanza, a sufficienza e nelle maniere opportune. Allora, questo centro della spirale, questa spirale è composta da questi alberelli che a loro volta sono delle spirali che puntano verso l'alto, verso il cielo. Quindi è un'indicazione verso una aspirazione, verso un qualcosa di oltre. Oltre la materia. Quindi la natura ci dà anche analogicamente delle indicazioni ben precise. Un alberello, un solo alberello, che è della stessa famiglia, non sto sbagliando, vero? È della stessa famiglia, che ha le radici in cielo, e questo sta a significare l'albero con le radici in cielo rappresenta l'albero della vita. E questo sta a significare come il cielo, cioè lo spirito, l'aspetto spirituale, viene incontro a chi si muove da un certo aspetto, da un certo ambito, cioè si eleva. Ecco che gli alberelli messi a spirale si elevano e lo spirito subito viene incontro in maniera perfetta verso chi si muove in un certo indirizzo. L'altro aspetto, le altre piantine piccoline che racchiudono in questo caso i cuscini dove sono deposti anche lì la natura, messa all'attenzione la natura sopra i cuscini, sono delle piante etimo praticamente, e quindi sono delle piante che richiamano un po' a un balsamo, no? Ma un aspetto balsamico,
c'è un aspetto non solo nutrizionale ma anche curativo della natura. La natura ci nutre, ci cura e ci cura non soltanto nel corpo ma ci cura nell'anima. E questo è anche il senso della natura come balsamo di vita. Quello che mi chiedevi Andrea è un pochino questo, il senso del balsamo. La serata si svolgerà così. E potremo ascoltare due brani eseguiti da due autori e compositori giovanissimi ma molto molto bravi, un violinista e un sassofonista. Inizierà con Vivaldi, sonata per violino in re maggiore RV 810, Valentino Vienni Cappellini, e seguirà Filippo Grassi, compositore e autore del brano che eseguirà. E il brano si chiama Agrifoglio. La spiegazione che mi ha dato è, leggo, una pianta, l'agrifoglio, considerata dagli antichi come benedetta, indispensabile della vita eterna. I suoi colori simboleggiano la speranza e la passione. Speranza che alimenta la nostra sete di liberazione nel mondo in cui viviamo. Passione che ci spinge ad ampliare i nostri rapporti con la natura. Questi sono i due brani che sentirete, dopodiché inizierà il dibattito che sarà condotto da Andrea Masselli, marketing manager dell'azienda Vannucci Pianti, che ringrazio e ringrazio di cuore. L'azienda Vannucci ha offerto questa possibilità di fare questo incontro e fornendo quelle piante che vedete e con tutta l'assistenza del caso. Quindi un ringraziamento veramente grande all'azienda Vannucci che ha permesso tutto questo. Il dibattito sarà condotto da Andrea Masselli e vedrà il professor Francesco Ferrini, scrittore, studioso e docente all'Università di Firenze, nonché presidente del distretto vivaistico di Pistoia, Luca Magazzini, presidente dell'Associazione Vivaisti Italiani, e la professoressa Laura Monardi, curatrice, critico letterario e d'arte contemporanea. Bene, io ho finito e quindi passo, in questo caso non la parola, ma le braccia alla musica.
Innanzitutto grazie anche a tutti voi, oltre che ai padroni di casa che hanno così allestito questo meraviglioso spazio, perché insomma in qualche modo ognuno di voi ha fatto uno sforzo di sottrarsi al divano, alla televisione che richiama molto, specialmente dopo una giornata di fatica, diciamo così, che uscire di casa è sempre un sacrificio, un impegno, quindi insomma noi abbiamo anche noi quattro il compito di rendere vano, no? Di non rendere vano il vostro sacrificio di essere venuti stasera a ascoltare questa iniziativa. E vorrei partire con la professoressa Laura Monaldi facendogli una domanda rispetto a aver curato questo allestimento e questa mostra di questi due artisti. Qual è stata un pochino la difficoltà, se ha trovato una difficoltà più acuta nel dosare un pochino questi pezzi che vediamo, queste tecniche che magari già sono conosciute per chi conosce Luigi, per chi conosce l'altro artista, Gustavo Maestre, però insomma c'è una taglio che sarei curioso di conoscere, dato che da anni segue questo artista e questo spazio.
Grazie della domanda perché dà l'opportunità di spiegare un attimino la mostra dopo sono passati per pochi mesi dall'inaugurazione. È stata comunque una mostra vista da molti e grazie agli eventi che vengono fatti a Spazio Zero una mostra sempre viva e quindi una mostra anche molto diversa dalle mostre che siamo abituati a vedere, no? Mostre vengono inaugurate e poi hanno pochissimi visitatori. Questo invece è uno spazio che mantiene le esposizioni vive, viste e soprattutto amate. Per rispondere alla domanda, non ci sono state difficoltà. Questa non è una mostra che mette insieme due artisti, ma è una mostra che è stata pensata da due artisti per questo spazio. Quindi in realtà è tutta un'installazione fatta apposta per il pubblico, perché non sono soltanto le opere che dialogano appunto con lo Spazio Zero, con i suoi obiettivi e le sue finalità, ma è una mostra che vuole dialogare con il pubblico. Non a caso abbiamo previsto un pannello didascalico in cui anche in maniera così molto velatamente poetica si cerca di dare una lettura a ogni singola opera e quindi sono opere che in qualche modo instaurano un dialogo l'una con l'altra e con lo spettatore stesso. È una mostra che in qualche modo vuole non solo leggere il tema, come diceva Luigi nella sua introduzione, sul tema dell'ipocrisia contemporanea, il tema della pace, della guerra, della giustizia, delle ingiustizie, ma soprattutto il tema dell'ipocrisia che fa parte dell'individuo. Non a caso è un'ipocrisia che fa parte dell'uomo nel suo ambiente circostante, quindi anche il tema di questa sera rientra molto, no? Il rapporto uomo-natura oggi come oggi non è mai stato così contraddittorio nella storia umana se non nella nostra attualità. Già nelle opere anche di Gustavo si vede benissimo il rapporto che c'è con l'uomo, tra l'uomo e la natura, c'è un richiamo all'ambiente proprio naturale nelle sue opere, l'elemento tipico della vegetazione ricorre in tutte le opere. Nelle opere invece di Luigi ci sono dei legami, la mela, le api, la melagrana, in ogni opera c'è in qualche modo un elemento che ricorda questa appartenenza dell'uomo alla natura stessa. Quindi c'è stata una difficoltà, forse la difficoltà è proprio rileggere la nostra ipocrisia, quindi riflettersi allo specchio, avete visto all'entrata l'installazione di Gustavo fatta proprio con gli specchi. Riflettersi quindi l'uomo attraverso uno specchio che è una vista che va oltre lo specchio, perché ripensare l'ipocrisia significa proprio ripensare l'identità dell'uomo in questo rapporto contraddittorio, contrastante, ambiguo che ha con la natura stessa. Se noi ci pensiamo bene, l'arte nasce dalla natura, no? Nasce per imitazione. Se pensiamo all'antichissima arte, l'uomo ha visto nella natura qualcosa da imitare e da lì si è evoluto culturalmente. Quindi l'arte in qualche modo rispecchia questa identità che l'uomo ha visto nella natura, perché si sentiva nei tempi antichi appartenente all'ambiente, appartenente a questa grandissima madre fertile che è appunto la terra e quindi intesa appunto come natura. Da lì si è evoluto, lì ha trovato le risposte alle sue domande. Siamo alla grande filosofia, è nata lì, ponendosi domande davanti ai fenomeni naturali abbiamo sviluppato la scienza che conosciamo oggi. Però tuttavia oggi abbiamo dimenticato questo rapporto nel corso della storia è andato sempre più in crisi e oggi come oggi appunto è diventato contrastante. Quindi in realtà questa mostra non è stata difficile, non ha avuto particolari problemi, ma pone delle domande e dei problemi al pubblico e allo spettatore stesso. Siamo ancora davvero così ipocriti nel vedere noi intesi come umani, protagonisti del mondo, o è ancora la natura essere protagonista nostra? Sì, grazie di questa risposta molto approfondita che ci apre già diversi temi. E quando con Luigi si è parlato dell'ipocrisia, insomma, nei rapporti con la natura, con l'uomo, insomma, effettivamente è palpabile questo rapporto non chiaro con la natura. Siccome Francesco una delle sue ultime pubblicazioni è proprio titola Un albero per amico. Ecco, in quelle pagine che tu hai cercato di avvicinare, diciamo, proprio l'albero all'uomo in maniera amichevole,
ti sei scordato dell'ipocrisia che l'uomo ha nei suoi confronti, oppure tu hai voluto fare un atto generoso di quanto la pianta effettivamente ci dà, senza, proprio in amicizia, senza fare conti come invece l'uomo fa nei suoi confronti? In realtà non mi sono affatto scordato, e il titolo del libro, ormai è uscito qualche anno fa, si chiama Amico Albero, proprio a sottolineare il fatto che gli alberi sono amici e noi non siamo tanti amici dell'albero e della natura in particolare. Leggo appunto che la natura ha bisogno del nostro aiuto. Fino adesso non l'abbiamo aiutata sicuramente, dobbiamo pensare un po' di più a quello che abbiamo fatto. Noi siamo, se la storia della Terra fosse di 24 ore, noi saremmo quasi alle 23:57. Quindi per 23 ore e 57 minuti la Terra ha fatto a meno di noi, e in 3 minuti abbiamo distrutto tutto quello che la Terra aveva creato, la natura aveva creato precedentemente. Quindi sul fatto che abbia bisogno del nostro aiuto qualche dubbio ce l'ho, sinceramente, o almeno di quell'aiuto che noi abbiamo pensato di dargli fino adesso. Perché non è stato sicuramente un aiuto, anzi spesso l'abbiamo violentata, l'abbiamo depredata, l'abbiamo esautorata, inquinata, eccetera eccetera. Quindi dobbiamo un po' ripensare il nostro rapporto con la natura, con tutte le forme presenti nella natura. Noi siamo chiaramente come uomini portati a ragionare in maniera molto egocentrica e non ecocentrica. Ecco, dovremmo un po' cercare un pochino di passare da questo mettere l'uomo, e in particolar modo se noi immaginassimo una piramide, in cima ci mettiamo l'uomo, il maschio in particolare, e poi sotto ci mettiamo la donna e ci mettiamo tutte le creature, quelle più simili a noi, fino a che mettiamo le piante in basso a sinistra, in basso a destra. La visione ecocentrica mette l'uomo all'interno di un cerchio in cui tutti sono paritari, tutti fanno parte di questo cerchio. E la natura noi la intendiamo soprattutto come la natura animale, no? La natura vegetale ci sfugge un pochino, ci sfugge tanto che dal 99 due ricercatori coniarono il vocabolo cecità verso le piante, cioè noi non ci accorgiamo delle piante che ci fanno vivere sostanzialmente. Non sono i vitelli che alleviamo, i maiali o che ci fanno vivere, potremmo vivere anche senza teoricamente, no? Potremmo essere completamente vegetariani. Delle piante non possiamo fare a meno, ma non solo perché producono l'ossigeno o sequestrano CO2, ma anche perché ci forniscono la fonte primaria di cibo essenziale. Eppure, nonostante questo, non ci rendiamo conto che stiamo perdendo la gran parte delle piante. Pensate che ogni giorno perdiamo 150 specie nel mondo, di cui il 70% sono piante, dalle piante inferiori, cosiddette inferiori dal punto di vista tassonomico, a quelle superiori. Però questa perdita continua, questa emorragia di biodiversità ci sfugge, mentre magari siamo più colpiti se scompare un'ape a Sumatra, e ce lo dicono al telegiornale. Quel 70% di quelle 150 specie di alberi, di arbusti, di specie erbacee, di licheni, di muschi, ci sfugge perché non ci rendiamo conto, e invece dovremmo rendercene conto, perché appunto non c'è vita sulla Terra, non ci potrebbe essere vita sulla Terra senza le piante, mentre ci potrebbe essere senza animali. Questa è una cosa molto molto importante. Sì, grazie. Invece per fare intanto il primo giro a Luca, gli volevo fare un'altra domanda. Che è questa, prima ancora di essere presidente dell'Associazione Vivaisti Italiani, sei un imprenditore vivaistico da tanti anni. Ecco, quello che ti volevo chiedere, l'hai raccolta la consapevolezza che la produzione di piante sta cambiando, da essere stata negli anni proprio una produzione commerciale per ornamento, come si suol dire, a essere proprio un elemento invece così indispensabile per la vita di tutti i giorni, nei parchi, nei giardini, nei luoghi pubblici, nei parcheggi degli asili, dentro le case, con la moda anche che oggi
è arrivata di getto a portare le piante anche con, in un modo anche un po' ostentativo. Oggi il green è diventato il nuovo black, no? Il nuovo nero, è la nuova moda, tutti parlano di piante. Ecco, te l'hai, dal tuo punto di vista, l'hai raccolta questa forse anche maturità di responsabilità nella produzione di un essere vivente sostanzialmente? Direi proprio di sì, nel senso che la produzione delle piante ancora lo è, non è che nel tempo questo sia venuto meno, ma l'acquirente delle piante acquista le piante per la loro bellezza, per l'aspetto ornamentale. Questo, diciamo, è sempre stato così nei tempi. La consapevolezza negli ultimi decenni ci ha portato a percepire l'utilizzo del verde delle piante anche come benessere, che va al di là dell'aspetto della bellezza. La pianta, si percepisce l'utilità della pianta spesso quando questa non c'è. Un paesaggio privo di verde, privo delle piante che declinano come noi le stagioni, no? che ci fanno percepire il passare del tempo, questa ciclicità, sono indispensabili ormai. Mi importa avere una sensibilità esagerata da questo punto di vista. Quindi noi stessi nel momento della produzione viviamo l'accrescimento delle piante, no? Spesso produciamo le piante dalla talea o acquistiamo comunque piante piccole e le portiamo a un accrescimento quasi in parte ci si affeziona anche perché la nostra opera, vedete qui queste spirali di Camacibaris che effettivamente hanno avuto bisogno dell'apporto dell'uomo per ottenere queste forme, no? Mentre la canna di bambù ha il suo aspetto d'eleganza, no? E viene in modo naturale, quel tipo di piante lì hanno bisogno della presenza costante dell'uomo. Io non sono così pessimista, perché l'uomo ha sempre nel tempo, è vero, ha fatto i suoi errori, perché la ricerca di migliorare la propria condizione l'ha portata a farli inevitabilmente, però credo che sempre l'uomo ha trovato anche le soluzioni. L'uomo non è un animale, l'uomo è dotato di intelligenza e io voglio continuare a sperare che l'uomo voglia salvare il mondo, voglia salvare l'umanità, e credo che sempre più apprezzerà la presenza dell'ambiente, il rispetto dell'ambiente, perché questa consapevolezza di vivere nell'ambiente ormai è innata. Dico anche un'altra cosa, non so quanto sia utile questo continuo battaggio mediatico sul tema, perché deve essere una percezione che un po' si deve trovare dentro di noi, no? L'approccio sia col bello, con la natura e col rispetto della natura. Istintivamente questa forzatura quotidiana per cui noi siamo nemici dell'ambiente, che c'è bisogno di vivere il verde, di averlo come quasi come una moda manieristica, insomma, a me non l'apprezzo sinceramente, anche come produttore, ecco. Bisogna fare uno sforzo culturale nel nostro interno, certo. C'è bisogno anche a livello scolaresco, a livello di scuola, una maggiore sensibilità da questo punto di vista. Io racconto un'esperienza che si è fatto come associazione dei vivaisti,
perché negli ultimi 3 anni si è fatto insieme alla Fondazione Cassa del Risparmio un percorso e la Fondazione Pofferi, un percorso nelle scuole, diciamo nelle elementari e nelle scuole medie inferiori, per far conoscere il vivaismo, l'accrescimento delle piante, per avere un contatto, perché spesso le piante in questo territorio sono percepite come un sistema produttivo altro da noi, e quello che è altro da noi spesso è anche nemico, proprio perché non si conosce. Quindi il tentativo che si è fatto con questa operazione era quello di far conoscere. Bene, quando i dirigenti scolastici sono stati disponibili a questo percorso, hanno aperto le porte delle classi. Il risultato è stato eccezionale, perché spesso proprio bambini, proprio ragazzi lo dimostrano subito, il rapporto con la natura, la spontaneità. Purtroppo devo dire che spesso invece sono i dirigenti scolastici che hanno un approccio di chiusura mentale nei confronti del settore delle piante, perché poi le piante per poterle immettere nell'ambiente ci vuole qualcuno che le produca e le aiuta a crescere, quindi la presenza dell'uomo è necessaria in tutte le maniere. Quindi, speriamo, ripeto, è un'esperienza a macchia di leopardo, che si è fatta un po' nelle scuole di tutto il distretto di Vivaese, di Quarrara, Pistoia, Montale. Purtroppo alcune l'hanno percepito una cosa quasi inutile, no? quasi pesante. Questo è stato un po' triste dal punto di vista nostro, però non bisogna disperare, perché poi il mondo va avanti e col tempo la percezione della necessità del verde e conseguentemente di chi si adopera tutti i giorni per farlo. Con questo non voglio dire che chi produce non debba migliorare i metodi di produzione, perché effettivamente qualunque attività umana modifica l'ambiente, modifica comunque lo status quo precedente, quindi non è che siamo esenti da questo, però è una sfida che bisogna correre. Invece a Laura vorrei chiederle un altro suo commento sul fatto che nella descrizione di Luigi di questa installazione di cui siamo oggi a parlarne, e non è un caso perché siamo oggi, ci arriviamo più tardi, lui ha usato un termine che credo non sia stato casuale, che è la natura è un balsamo potentissimo, da un valore quasi poi terapeutico. Poi magari sulla parte e sul suo potere terapeutico, poi magari voglio sentire Francesco, che ha diverse passaggi nei suoi libri, anche dove parla proprio di aspetti anche pratici della terapia della pianta. Però vorrei tornare alla parola balsamo, che a me mi ha un po' colpito, se ne parlava in questi giorni, addirittura poi non ho confessato, cioè c'è stato un momento in cui non si sapeva se la mostra intitolarla Ipocrisia o balsamo, no? Ha fatto un ragionamento di questo tipo, nel senso che perché secondo lei ha usato questo termine, questo balsamo potentissimo della natura? Allora, sicuramente risponderà meglio Luigi di me, essendo uno scritto suo. Posso dare la mia opinione personale dicendo che balsamo risale a una tradizione ancestrale dell'unguento che guarisce, no? Di qualcosa della medicina ante litteram, se vogliamo, e gli unguenti di una volta, degli speziali, naturalmente venivano dalla natura, quindi in qualche modo la natura è il balsamo della vita, perché lì abbiamo trovato la nostra percezione rigeneratrice sia del corpo ma anche dell'anima. Quindi questo rapporto, naturalmente sto parlando da un punto di vista spirituale, poetico, artistico e filosofico, c'è sempre stato. È vero che è banale oggigiorno parlare del rapporto uomo-natura, ormai lo percepiamo come superato,
In realtà è un istinto dell'uomo ritornare costantemente alla natura, che sia un istinto anche di fede religiosa, no? Polvere eravamo e polvere torneremo, è comunque qualcosa che noi sentiamo legati, e nella natura abbiamo cercato la possibilità di guarire i nostri mali, che siano mali personali, collettivi, soggettivi, oggettivi, o che siano mali anche astratti o concreti, ma comunque le nostre risposte le abbiamo sempre trovate nella natura, questo nel corso della storia. Quindi il balsamo della vita è proprio questo, è ciò che rigenera l'epidermide, no? La crosta, pensiamo anche alle scoriazioni dei bambini, no? un balsamo, un unguento, qualcosa che lenisce appunto un dolore, una sofferenza, una lacerazione. Quindi questa capacità della natura di autorigenerarsi sempre, di morire ma rinascere, appunto in questo caso la primavera, il continuo ritorno delle stagioni, è una virtù, un miracolo appunto che appartiene alla natura ma che non appartiene all'uomo. E se ci pensiamo bene, pensiamo anche alla grande letteratura distopica, utopica, no? L'uomo che cerca l'eterna giovinezza, l'uomo che cerca la vita eterna, è un modo di emulare la natura che rinasce sempre. E quindi questo balsamo, poi Luigi mi contraddirà, ma è questo, no? Questa capacità di lenire queste sofferenze. Grazie, magari facciamo un applauso perché mi sembra e Francesco, siccome appunto oltre che questo potente balsamo, la natura è anche ha anche un potere terapeutico. Ecco, qui ho visto amici, persone che conosco, sono anche diversi amministratori comunali. Ecco, dalle tue ricerche, quali sono, al di là delle terapie erboristiche o di altro tipo di natura medica, le vere terapie che una pianta può generare nella società oggi? Sicuramente la natura è rigenerante in primis, cura sia il fisico che la psiche, questo è fondamentale. Tra l'altro non scopriamo niente di nuovo, perché se ne faceva già menzione gli scritti di Pino il Vecchio, di Teofrasto, poi diciamo il primo manoscritto che parla di questo rapporto fra piante e uomo, rapporto terapeutico, fu ritrovato in un monastero irlandese e risale nel 300, e fu poi Benjamin Rush, che è il padre della psichiatria americana, che era inglese di origine, che per primo disse che lavorare la terra, comunque lavorare con le piante, aveva un effetto terapeutico sul nostro fisico e sul nostro spirito. Poi vabbè, è arrivato l'illuminismo, è arrivata l'industrializzazione, ci siamo un po' dimenticati di queste cose, fino a che i mali dell'industria ce l'hanno fatto riscoprire, anche un po' casualmente, perché il primo fu, sapete, insomma, il film Risveglio, qualcuno l'ha visto sicuramente, queste persone colpite da encefalite letargica, oltre che con l'uso della dopamina, avevano, insomma, manifestato notevoli miglioramenti quando interagivano con le piante. E quindi da lì poi è nata una serie di studi e di pubblicazioni che è culminata, insomma, sulla dimostrazione che appunto non era solamente un fatto psichico, ma era anche un fatto fisico, quando negli anni d'Italia 80 un gruppo di ricercatori di cui faceva parte un paesaggista che è arrivo Roger Urlich nel Texas, dopo 10 anni di indagini sui pazienti sottoposti a un intervento di coracistectomia, che all'epoca richiedevano ospedalizzazione di più di una settimana e l'uso anche di antidolorifici, loro videro, lui in particolare, ma loro videro che i pazienti che avevano una camera che guardava su una parete di mattoni rimanevano in ospedale quasi un giorno di più, avevano bisogno del 26% più di antidolorifici rispetto alle persone che invece avevano la finestra che dava sul parco dell'ospedale. Da lì è cominciata tutta una rilettura di quelli che erano i parchi annessi agli ospedali, tanto che gli americani, sapete, sono molto pragmatici, no? Calcolano al dollaro il beneficio. Diciamo una struttura media con 300 posti letto
con un bel parco fuori riesce a risparmiare circa 15 milioni di dollari l'anno, che è ovviamente 10, 15, 100 volte di più il costo di mantenimento del parco esterno. Ora, noi siamo molto anglofoni, molto esterofili, leggiamo queste pubblicazioni, le ripetiamo, però poi quello che facciamo non è proprio così. Non voglio offendere nessuno, perché tanto gli ospedali sono tutti uguali, Pistoia, Prato, Massa Carrara, Versilia, sono orrendi, scusatemi la franchezza, come è orrendo Careggi, che adesso comunque c'è un piano di greening, come si dice adesso, come orrendo Pontanic, come è terribile l'ospedale maggiore di Bologna e tanti altri ospedali. In questo senso, per esempio, Milano mi guarda e verrà completamente trasformato con un tetto verde, con tantissimo verde, San Raffaele in mezzo al tetto, perché si è percepito l'importanza di investire nel verde, non vedendolo come un costo, ma come un investimento. Un investimento, sappiamo, viene fatto perché ha una resa che può essere monetaria, ma può essere anche in costi minori, può essere anche una resa in migliore salute dei pazienti, una preferenza di certe strutture. Sintetizzando, io poi non voglio essere troppo lungo, di scritti ce ne sono centinaia su questo argomento. Diciamo, si è scoperta anche un'altra cosa, che per esempio la biodiversità, cioè avere una diversità di specie, ha maggiori effetti benefici rispetto ad avere una sola specie. Quindi avere, che ne so, tutte camecipari, tutte bambù, tutte querce, non ha lo stesso effetto che avere camecipari, bambù, querce, salici, olmi, frassini, acini, eccetera, eccetera. Quindi è proprio un rapporto che, sul quale ancora si sta studiando, sul quale ancora c'è sicuramente da migliorare, ma che è fondamentale per la nostra vita. Poi la nostra vita è sempre stata permeata, la poesia, dicevo prima, la poesia, la letteratura, pensate a quanti scritti, quante poesie si sono ispirate alle piante, quanti libri, la Bibbia è piena di riferimenti a piante, più o meno diretti, è piena di Divina Commedia, tutti gli scritti, più conosciuti, sono pieni di riferimenti alle piante, proprio perché c'è sempre stato questo profondo rapporto con il mondo vegetale, magari meno eclatante, meno conosciuto e meno immediato rispetto a quello che abbiamo con il mondo animale, ma comunque c'è sempre stato. Sei un grandissimo viaggiatore da tanti anni. Qual è la zona del mondo, secondo te, ce n'è una che ha una maggiore sensibilità, una maggiore, come dire, riconoscibilità nel suo attaccamento alle piante, se esiste? In realtà ogni paese ce l'ha. Sicuramente gli Stati Uniti hanno, diciamo, una marcia in più riguardo a questo, però anche molti paesi europei, non c'è dubbio che, insomma, ci sia un forte legame con le piante, tra l'Inghilterra, la Germania, i paesi scandinavi. In particolare si ricordava l'albero cosmico, no? Che dalla tradizione scandinava, questo è Yggdrasil, che era un frasso praticamente da testa in giù con delle radici verso l'alto e la chioma verso il basso, che insomma ha un significato notevolissimo non solo nella mitologia ma anche poi nella sacralità di questo albero. Gli alberi sacri ce li hanno un po' in tutti i paesi, anche certe tribù africane, per esempio in Sudafrica, sono le tribù che venerano certi alberi, per esempio i baobab, cosa che magari noi riteniamo quasi un pochino da primordiale, ma in realtà non è così. Negli alberi, alcuni alberi venivano identificati con deità, siamo insomma ai vari dei che venivano collocati all'interno di alberi. Non per niente Carlo Magno, durante la cristianizzazione, una delle cose che fece era abbattere gli alberi, perché i Celti, i Sassoni, tutti i popoli del nord Europa veneravano gli alberi, perché ritenevano che dentro gli alberi ci fosse divinità. Quindi lui, appunto, riteneva questa cosa pagana e tagliò gran parte degli alberi secolari che c'erano all'epoca. Poi appunto sono ricresciuti, hanno comunque più di 1000 anni, quindi, però lui fece un bel danno da questo punto di vista. Lo fece dal suo punto di vista a fin di bene, ma insomma fece un bel danno. Prima poi di fare una domanda a Luca, volevo risultare da Laura per fargli una domanda e dopo Luca, se Luigi è d'accordo, richiamerei i nostri amici musicisti per fare un attimo un intermezzo musicale, e durante questo intermezzo
pregherei invece voi che ci state ascoltando, se avete qualche domanda, perché magari o qualche curiosità che nel frattempo è nata, quindi magari anche per coinvolgervi in questo dibattito aperto. A Laura invece volevo richiamarla di nuovo un po' alla mostra, agli artisti che ospitano in questo spazio queste opere. Allora, Luigi lo conosciamo moltissimo anche come un amante dei simboli, delle date, delle ricorrenze, insomma le sue opere sono piene di, diciamo, richiami di questo tipo. E ovviamente oggi è il 21 marzo, primavera, anche nella cartolina dà una puntualità sulla perpendicolarità dell'equatore, l'orario, quindi insomma dà proprio dovizia di orari e di fatti. Ma c'è anche un'altra serie di contenuti. Ieri era la giornata mondiale della poesia, oggi è quella della giornata contro la deforestazione, ieri era anche la giornata della felicità, insomma c'è un sacco di ricorrenze. Ecco, la simbologia contemporanea in delle opere come quelle di questi nostri artisti locali ha, secondo lei, una sua attualità, oppure si fermano ancora troppo a un richiamo nostalgico della simbologia del passato, specialmente quando si parla di questo connubio fra l'uomo e la natura? Non so se la domanda l'ho fatta un po' troppo complicata, però era per capire se esiste, anche nel linguaggio di questi nostri artisti, se esiste una simbologia moderna, piuttosto, perché quando si parla di simbologia si pesca sempre molto dal passato. Esiste oggi una simbologia contemporanea per esprimere, e in particolar modo loro riescono a esprimerla? La domanda è complessa, perché bisognerebbe analizzare di quale tipo di simbologia si sta parlando. Il simbolo fa parte di una ricerca semiotica che ha la sua ancora nel passato, quindi ogni epoca ha i propri simboli, ha le proprie interpretazioni dei simboli, e ogni simbolo ha la sua storia. Con Luigi abbiamo parlato spesso, perché lui appunto inserisce moltissimi simboli antichi, le rune celtiche o appartenenti a tantissimi anche filoni filosofici, filoni alchemici, ma il simbolo in sé per sé, Luigi è sempre rimasto contrario, devo spiegarlo, perché i simboli che lui inserisce nelle opere devono spingere lo spettatore a studiare, a cercare il loro significato preciso. Quindi sono simboli, appunto, almeno quelli di Luigi, legati a un passato ben preciso, a un passato che richiama naturalmente una certa continuità col presente. Quindi sono simboli che non sono morti, diciamo appartengono al passato, che non sono più stati utilizzati e quindi hanno mantenuto intatto il loro significato. Quindi li possiamo leggere come dei significanti il cui significato è rimasto così statico nel tempo, ma che ha ancora delle conseguenze sul presente, ancora la sua valenza nel presente stesso. Oggigiorno noi non si parla ancora di simboli, noi viviamo in una società fatta di simboli, dagli acronimi ai loghi delle società, a livello imprenditoriale è tutto un simbolo, però a livello artistico il concetto di simbolo si è perduto, perché non è più un simbolo artistico riconoscibile dalla collettività, ma l'arte è diventata sempre più individualizzata, sempre più soggettiva, e quindi se un artista mette un simbolo che non è riconoscibile a livello storico, a livello appunto di ricerca filosofica, è sicuramente qualcosa legato a una certa soggettività. Ritorno sulle opere di Gustavo, che tra l'altro oggi è presente, quindi lo ringrazio di essere qui. Nelle opere che ha messo in questa mostra c'è, cioè, per come simboli l'elemento naturale e l'impronta umana, questa impronta molto evanescente, questa impronta quasi irriconoscibile, ma che rappresenta appunto l'identità umana che riflette, l'identità umana che ricerca le sue radici.
Quindi è un simbolo? Sì, sicuramente, l'artista è un simbolo. È riconoscibile a livello collettivo? Ovviamente no, perché l'arte in qualche modo cerca di staccarsi dalla realtà, non sempre deve essere ancorata a quello che è il presente storico. Ovviamente l'artista vive il suo presente storico, ma può anche contraddire con il suo linguaggio la realtà che non sente appartenente, perché il fare artistico è una ricerca personale, è una ricerca soggettiva. Quindi, se parliamo in maniera totalmente generale, è ovvio che le ricerche singole richiamano simboli singoli, soggettivi. La ricerca di Luigi invece è una ricerca particolare, è una ricerca che è una ricerca prima di tutto filosofica, è una ricerca storica, è una ricerca anche spirituale da un certo punto di vista. Quindi è una ricerca che richiama anche pensieri molto che fanno parte della nostra storia culturale, quindi non soltanto la storia intesa come storiografia o storia dell'arte, però allega a questi simboli anche delle citazioni ben precise. Quindi, ritornando alla domanda complessa che lei mi ha fatto, oggi come oggi viviamo nell'epoca dei simboli, quindi ci sono artisti che li utilizzano, ma in maniera completamente diversa da come la collettività è abituata a vedere il simbolo. Anche l'aspetto multimediale, mediatico, pensiamo ai social network, tutto è un simbolo oggigiorno, qualsiasi cosa. L'arte sta andando nella direzione di riscoperta della realtà. Ora, tornando a un argomento banale, il Covid, per esempio, che ci ha permesso, oggi di riscoprire la realtà concreta, quella tangibile, dopo aver vissuto nel virtuale e quindi abituati a fare quei click nei vari simboli, e oggi noto un certo distacco da quel tipo di simbologia, una certa anche repulsione e un ritorno a quella concretezza tangibile, pragmatica, qualcosa che si può sperimentare e manipolare proprio con le mani fisicamente. Che simbolo poi è qualcosa di astratto, e oggi come giorno uniamo il concetto di astratto al virtuale, che non sono ovviamente la stessa cosa, però il nostro contesto storico ci ha portato a vedere questo connubio di virtuale e astratto, e quindi presumo che prima o poi ritorneremo al, come dire, manipolare la realtà veramente con, e a percepirla con tutti i cinque sensi, perché ci è mancato negli ultimi 3 anni. Senz'altro, e questo mi riconduce a Luca, che era un po' la domanda che gli volevo fare prima di richiamare i nostri musicisti, che è questa. Qui fra i presenti tu sei fra i pochi, se non l'unico, che le piante tu le manipoli davvero, cioè tu le tocchi, c'è un rapporto anche fisico. Ecco, ti volevo chiedere, quando tu ti astrai dal tuo ruolo, diciamo anche, come normale che sia, meccanico, di manipolatore seriale, diciamo, di piante, perché in tanti numeri con l'azienda di vivaistica che hai, però questo rapporto fisico con la pianta, ce l'hai delle, così, anche dei piccoli aneddoti da raccontarci? Ora non voglio niente quando tu eri un bambino o quando recentemente, però senz'altro toccare una pianta si ha la percezione di una manipolazione autentica. Ora gli artisti, si vede qui in queste sale, lo fanno con i colori, lo fanno con gli oggetti, lo fanno, ecco, te in che modo esprimi, diciamo, la tua, il tuo contatto fisico con la pianta? Alle volte siamo legati a lavorazioni che sono abbastanza standardizzate, no? Nel momento in cui c'è da fare la potatura del cipresso, si comincia da una parte e si prosegue. Poi ci sono lavori più individuali, come quello del controllo delle malattie, dell'elemento fitopatologico, no? Per cui le piante sono esseri viventi, come tutti gli esseri viventi hanno una nascita, una vita, possono incontrare le malattie, la
globalizzazione ha aumentato in modo esponenziale la presenza di patogeni, quindi le soluzioni per combatterle sono continuamente innovative. E quindi quando ci sono dei momenti in cui sei solo nel vivaio con la pianta e tu la vivi, quello è un momento un po' come, anche se i vivai sono geometricamente, perché funzionalmente è così, abbastanza squadrati, non sono in ordine sparso, in realtà tu hai la percezione di come viaggiare in un parco, di vivere un lavoro che non tu lo cambieresti con nessun altro lavoro, ecco. Anche se capita di farlo sotto l'acqua, col freddo, eccetera, credo che sia un'esperienza bellissima a questo riguardo. Purtroppo le giovani generazioni, io nonostante abbia più di 55 anni ormai, ma i giovani sono pochi quelli che si affacciano a questa attività. È un'attività manuale, ma che richiede anche un approfondimento anche culturale. Anche qui un po' è il pregiudizio, un po' è quella mentalità di ricercare per i nostri figlioli lavori più di carattere intellettuale, meno pratici, no? In realtà credo che si faccia anche un errore a indirizzarli solo su questa parte del lavoro. E guardate, non è un problema solo degli italiani, cioè nel nostro settore tanto merito va agli albanesi, a quelle popolazioni che hanno migrato, no? Che nell'immagine sono venute a noi, hanno consentito un ulteriore sviluppo di questa attività. Ecco, i loro figli sono come i nostri figli, hanno l'idea che il futuro diverso da un lavoro manuale sia più premiante, e questo insomma credo non sia del tutto vero. Comunque bisogna cercare di fargli provare questa esperienza, poi se sarà il lavoro vero, se sarà il motivo dominante nella loro vita, dovremo scoprire i ragazzi da soli, ecco. Quindi credo che sia questo. Però come aneddoto, l'unica cosa mi capita delle volte, ti ricordi insomma, per essere competitivi non è come una volta che basta avere un ettaro di vivaio e tu ce ne paghi la famiglia. Questo succedeva 25-30 anni fa. Oggi bisogna fare numeri, bisogna fare produzioni, ma tutti i lavori, non è che credo anche a fare promotore finanziario, Federico, credo sia la stessa cosa in realtà. Però ti capita delle volte che sei un posto e ti viene in mente, quelle piante che tu hai in quel posto, avevo dubbio che patiscano l'acqua, che abbia insieme. È quasi come alle volte quando tu hai un bambino piccino che ti viene andato a mangiare, no? Comunque ci avrà mangiato, starà bene, ecco. E tu lo fai nell'inconsapevolezza di avere a che fare con un altro essere vivente, no? Andare a vederlo, vederlo star bene, vederlo crescere bene, vederlo... è un po' questo, coltivare le piante, non è un'attività meccanica, è prendersene cura. Prendersene cura, sì, da tutti i punti di vista. Purtroppo alle volte ci vedete anche fare dei trattamenti alle piante, non tantissimi in realtà, se si va a vedere i numeri che sono testimoniati da consumi di questi prodotti, però sono necessari, perché se non si trattassero le piante si ammalerebbero e fatalmente poi morirebbero, perché siamo noi che le possiamo salvare. Il paesimo pistoiese, per l'effetto di essere un distretto, ragiona in termini di prevenzione, perché la cura è molto più difficile nel momento in cui arrivasse una malattia, purtroppo. Questa è una notizia per questo.
fatto, si sta cercando di mettere in piedi il primo laboratorio d'autocontrollo in Italia, che è totalmente realizzato dalle imprese vivaistiche. Ci sono altri laboratori in giro per l'Italia, ma sono tutti, diciamo, con fondi pubblici, no? Ora l'università, ora la regione, seconda anche a Milano, bisogna pensare solo al sud come elemento di sviluppo legato alla risorsa pubblica. Ecco, noi si vuole realizzare questo laboratorio che dovrebbe garantire la qualità, la prevenzione delle malattie, cercare di anticipare, per alzare ulteriormente il livello di qualità delle nostre piante. Non so in che tempi si riuscirà a fare, spero che ci sia, diciamo, se è spesa positivamente ancora una volta la fondazione, che ha capito che questo è un settore strategico per il territorio e quindi ci dà una mano nella realizzazione, ma poi è tutto, come giusto che sia, sulle spalle dei produttori, delle aziende. Bene, allora ora io richiamerei i nostri musicisti per un intermezzo, ma diciamo che piacerebbe poi alla ripresa per poi terminare questa serata che qualcuno di voi sia stato suscitato da qualche domanda, ce la ponga, poi riusciamo a concludere ringraziandovi della partecipazione. E ora l'intermezzo, se non vado errato, la serata con violino in Re maggiore e un allegro, sempre eseguito dal ballettino di Andy Cantoni. Thank you.
Grazie mille, complimenti. E ora passiamo invece a Filippo Grassi, compositore ed esecutore per un'improvvisazione del sassofono. Thank you.
altro è una composizione sua? Addirittura, complimenti davvero. E allora, di fronte a musicisti, artisti, curatori, docenti, scrittori, produttori, imprenditori, beh, insomma, una domanda qualcuno di voi ce l'avrà senz'altro da fare, meno male, è arrivata. È una domanda duplice, buonasera intanto. In riferimento alla creazione di questo laboratorio, nel caso in cui si verificasse un incidente come quello che è successo in Puglia per la xylella, questo laboratorio potrebbe riuscire a produrre in tempi anche giusti e rapidi una soluzione che non sia quella magari che è stata fatta lì in quelle terre, ovvero la distruzione di un patrimonio come quello che era di ulivi secolari? E in caso magari anche un commento eventualmente se quelle scelte sono state giuste e se sarebbe giusto applicarle qui in Toscana o in generale nel centro-nord dell'Italia. Grazie. Allora, io non sono un agronomo che dal punto di vista scientifico può rispondere, forse più un professore di me. Però, diciamo, questo laboratorio serve a circoscrivere. Intanto è un laboratorio che dovrà avere anche riconoscimento da Accredia, quindi non è uno scherzo, è qualcosa che le cui certificazioni, analisi sono valide a livello globale, quindi danno delle garanzie importanti, ma dovrà intercettare quando il fenomeno dovesse verificarsi in modo immediato i focolai dei problemi e intervenire immediatamente. La cosa che credo non sia avvenuta nei tempi giusti in Puglia. Il problema è stato proprio il cercare di nascondere il problema, di lasciare che sperare che la natura si accomodasse da sola il problema. In realtà in quel caso lì il lasciare stare ha prodotto un fenomeno che è diventato ormai incontrollato, quanto mi risulta in questa fase, al di là delle... era meglio distruggere subito una parte circoscritta di, come si dice, no, il medico pietoso fece poi il problema invece. E qui in questo caso credo sia stata la stessa cosa. Poi noi siamo un'esperienza nel 2015, mi sembra 17, abbiamo avuto una patologia, cioè un insetto che veniva dal Giappone, dall'Asia comunque, che non è arrivato con le piante, è arrivato probabilmente dal porto di Livorno col trasporto di materiali, possono essere prodotti tessili piuttosto che altri tipi di prodotti. Questo insetto si è insediato nella nostra area produttiva di vivai. Non è che solo gli addetti ai lavori lo sanno, quello era un patogeno da quarantena, che vuol dire che tutto il mondo cioè blocca la produzione dove questi tipi di pericolosi insetti intervengono. Ecco, noi lì siamo stati bravi perché insieme all'autorità di controllo della regione tutti ci siamo dati da fare a perlustrare metro per metro tutti i vivai, non solo i nostri, anche quelli del vicino quando questo non era in condizione di fare le verifiche, e a distanza di 5 anni, a gennaio febbraio del 2022, quell'area che era rimasta, è stato distrutto le piante, è stato bloccata la produzione, è stata riconosciuta dalla Commissione Europea la libertà di riprodurre. Per noi si dà per scontato che questa avvenga. Noi quell'esperienza lì, in poche parole, è un po' come quello che è avvenuto in Puglia per la xylella, su un insetto che si muove anche quello, no? All'interno
delle piante e siamo riusciti a bloccare il problema. Anche qui sono gli uomini che fanno le cose, quindi bisogna scommettere sugli uomini per salvare la natura in questo caso. Solo diciamo che appunto in Puglia si è proprio fatto l'opposto, cioè non si è ascoltato ciò che la scienza ci diceva una soluzione radicale, che però era la soluzione, invece si è preferito ascoltare le sirene politiche, le sirene dei complottisti, le sirene delle soluzioni miracolose, tipo quella di curare col succo di limone detta da un funzionario del Ministero dell'Ambiente, anziché ascoltare chi aveva subito prospettato una soluzione drastica, però era l'unica soluzione, cioè distruggere purtroppo, creare una fascia che impedisse questo batterio venne veicolato dalle spudatine, gli insetti che fanno quegli sputi praticamente. Chiaramente volano a una certa distanza, che è di poche centinaia di metri, creando una fascia di isolamento di qualche centinaia di metri, c'è la probabile certezza che il fenomeno sarebbe stato isolato e sarebbe finito lì, come è successo per il tarlo asiatico, come diceva il presidente Magazzini, è stato debellato grazie all'aiuto delle autorità di controllo, dei registri in primis, che avevano esitato a distruggere le proprie piante per difendere il territorio e anche dei cittadini che hanno comunque consentito che venissero tagliate le piante nei loro giardini quando queste fossero risultate infette, che non è poco, non è così banale come è successo per esempio il punteruolo rosso delle palme si è diffuso perché alcuni cittadini hanno detto se io non taglio, non spendo 1.000 euro nell'abbattere la mia palma, e quelli sono diventati dei focolai che poi hanno infestato tutto il centro ospedale. A riguardo c'è un'esperienza anche del territorio, se vi ricordate l'anno scorso d'agosto davanti alla Coppa Pistoia ci fu un temporale, ma più o meno era il 13-14 agosto, 18, non mi ricordo bene, che uno di quei platani cadde su una macchina, andò bene che la persona insomma fu interessata da grossi, insomma, andò all'ospedale ma non ebbe grossi problemi. Spesso quando immagino gli amministratori, ma è un po' il gioco delle parti, spesso i cittadini con l'idea di conservare non ci si rende conto che si peggiora la situazione. Purtroppo anche le piante hanno una vita come noi e non si può procrastinare in eterno. Quando viene il momento in cui è necessario l'abbattimento, quando è possibile si può curare, ma spesso quando questi impianti di viali, no? Storici, magari fatti, cioè, da Lorena 200 anni fa, 300, diventano purtroppo, si invecchiano, le malattie ci sono e bisogna intervenire. Spesso la popolazione con questa idea di conservazione per conservazione in realtà creano le condizioni per non rinnovare, per non lasciare la natura rinnovi il territorio. Volevo chiedere a Laura se ha un'altra ultima considerazione da fare in generale su questo tema, se ha affrontato stasera, se gli ha dato ulteriori suggestioni, ma non necessariamente se dato che è una mostra che va avanti da tanto tempo, qual è stata l'esperienza personale che ha lasciato questa esperienza. E andrà avanti ancora per un po', almeno fino a giugno sicuramente sarà visitabile su appuntamento. Un'altra considerazione che possiamo fare è sugli archetipi che la natura richiama. È vero che l'uomo deve intervenire sulla natura, ma è anche vero che siamo figli della natura, no? Quindi la madre terra come grande archetipo appunto della madre, tanto per tornare anche alla domanda sui simboli contemporanei. Siamo legati alla nostra più grande genitrice e quindi come tale va salvaguardata, va curata e naturalmente bisogna sensibilizzare tutte le future generazioni se non quelle presenti. Però do ragione a quello che abbiamo detto stasera e quello è stato affermato, cioè senza l'intervento dell'uomo la natura sicuramente non sarebbe così nostra amica, anzi forse dobbiamo
pensare anche agli aspetti più negativi della natura, quindi gli agenti patogenici, il fatto che una natura con una crescita incontrollata potrebbe anche produrre gravi danni al pianeta. Quindi l'uomo ha fatto veramente tanto per rendere la natura così fertile, così fruttuosa, così amica di tutto il creato, se così vogliamo dire, e sicuramente dovrà ancora migliorare le nostre aspettative. Quello che mi chiedo con le nuove tecnologie, in questo caso con l'intelligenza artificiale, che cosa potrà mai venire fuori? Questa è una domanda esistenziale che da un po' di tempo mi pongo. Ecco, l'aiuto dell'intelligenza artificiale, che sarà sicuramente il terzo incomodo che si aggiungerà al nostro progresso. Non l'ho chiamato terzo incomodo, proprio nel senso positivo o negativo, chi lo sa. E speriamo che sia un progresso positivo, naturalmente. Bene. Abbiamo portato, giusto perché abbiamo portato dei libri, ho preso un po' in ufficio dove ho un monte di roba. Questo non c'entra niente, ma l'ho portato perché non c'entra niente, che a volte. Questo è un libro che parla della natura geniale di una professoressa che ora è a Genova, ma è stata diversi anni a Sant'Anna di Pisa, che praticamente avvalora la tesi che le piante ispirano le tecnologie più raffinate, non solo le ramificazioni di internet, ma proprio come si arriva a ragionare proprio su un parametro di intelligenza artificiale. Questa natura mi dice chi sono, invece è un personaggio spirituale, questo Wolfgang Fasser, è uno svizzero e è romena, quindi nel casentino, che è un non vedente che vive nel bosco e che praticamente lo percorre da una ventina d'anni, ormai come se si trovasse nel salotto di casa, e riconosce il suono degli uccelli, riconosce il verso di tutti gli animali del bosco, attraverso le tracce, i rumori, sa esattamente dove si trova, carezza gli alberi, i tronchi, è un personaggio veramente unico. Questo invece è appunto di Francesco Ferreri, uno dei più recenti, ma insomma ormai anche questo è probabilmente anche 17, un amico albero, e questo è molto interessante perché proprio si parla dei ruoli e dei benefici del verde proprio nelle città. Poi c'è chi ritiene che gli alberi siano esseri viventi intelligenti, altri invece, come per esempio questi articoli che avevo ritagliato i giorni scorsi, che invece danno scienza e filosofia completamente opposta, dove invece dicono no, le piante non sono intelligenti, hanno un altro tipo di caratteristica, ma non si tratta proprio di intelligenza. Poi c'è anni fa ho trovato un libro molto interessante, La storia del colore verde. Oggi è molto di moda il verde, però sul verde non sempre il verde era un colore di moda. Anzi, addirittura fino a pochi anni fa il verde era proprio un colore da schivare, non lo voleva nessuno. Addirittura c'è un'indagine su questo francese che ha fatto su questo sul colore, che proprio era un po' come il rosa e il nero per i cinesi, cioè proprio un colore da che porta male. Poi invece il verde ora sono soldi, speranza, gioia, addirittura oggi deve salvare il pianeta questo colore. Questo è addirittura luoghi per guarire, e appunto la natura è la chiave della nostra terapia migliore. Sapete benissimo, lo ricordava prima anche Francesco, che in Giappone i medici, proprio come prescrizione medica, danno di passeggiare nel parco, e a seconda che tipo di patologia, nel parco a nord o a sud della città, invece di prescrivere dei farmaci. E poi anni fa Socrate in giardino, è stata una ragazza francese, una filosofa, che dette una interpretazione molto particolare di come dovrebbero essere costruite le città.
non solo a misura di bambino, ma a misura di tartaruga, a misura di cane, a misura, diciamo, di tutta una serie di altri soggetti che abitano la città e non solo l'uomo. Quindi, per dire solo brevemente che, oltre all'arte, alla musica, a tutto quello anche che ci siamo detti, ci sono moltissimi altri mondi che avvicinano l'uomo e la natura. Quindi, il plauso comunque è a Luigi Petrarca, a Eli, che hanno, diciamo, ideato questa serata. E se non ci sono qualche vostra altra considerazione, altre domande, io la concluderei qui, rimandando al prossimo appuntamento e ringraziandovi ovviamente tutti della partecipazione. E non so se Luigi ci vuole aggiungere per un saluto finale, come d'altronde come padrone di casa, di tutto, aprire e chiudere. Grazie a tutti. Io volevo anche ringraziarvi perché è stata una serata veramente bella e interessante, quindi l'apporto che avete contribuito a dare lo trovo molto importante. Avete espresso dei pareri che mi sono rimasti veramente impressi e credo che ci siano molti spunti di riflessione in tutto quello che avete detto, quindi grazie davvero. Grazie a tutti voi per essere intervenuti e a una prossima, a un prossimo evento sulla natura che ovviamente qui ci sarà senz'altro.